Vengo da una famiglia di pescatori da una vita, diciamo da diverse generazioni. Quindi faccio il pescatore, diciamo dall'età di 14 anni, 15 anni, ho sempre fatto questo mestiere qua. Queste qua vengono costruite da noi da zero, si tira il giunco. Il giunco è una specie di fieno marino, diciamo, però duro. Quando si tira è verde, dopo si fa essiccare, è una procedura un po' particolare. Quando diventa dorato si mette da una parte. Quindi d'inverno dopo iniziamo a intrecciarle. Viene trasmesso da padre in figlio e siamo tra i pochi, pochissimi che li utilizzano. Perché principalmente le nasse che utilizzano adesso sono quelle in plastica e in ferro che producono solo inquinamento e basta. Grazie alle nuove tecnologie per l'esplorazione degli abissi, abbiamo scoperto che anche i mari dalle acque più cristalline nascondono, insieme a tante meraviglie della natura, i rifiuti prodotti dalle attività umane. La gran parte proviene da terra, ma si incontrano anche numerosi attrezzi da pesca. Parliamo principalmente di reti, lenze e nasse. Plastica, questo è nylon e questo è plastica. Può capitare, è sempre meglio che non capita perché è un costo. Così le reti da posta, così chi molla le nasse, capito? Ti si può spezzare la cima, la rancia rimane a fondo e quelle sono sempre, pescano sempre. Gli attrezzi abbandonati o persi purtroppo contribuiscono a danneggiare gli ecosistemi perché possono catturare ancora organismi marini. È l'ormai noto fenomeno del ghost fishing o pesca fantasma. Inoltre, la plastica con cui sono realizzati nel corso del tempo si frammenta in piccole particelle, le microplastiche, facilmente ingeribili da parte degli animali. La plastica diventa così parte della rete trofica, con conseguenze ancora non del tutto note. Le immagini dei fondali sono un grido di aiuto dal nostro mare e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per contribuire alla soluzione del problema. Per questo l'ISPRA, Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale, ha deciso di avviare una sperimentazione con il progetto Go Free, anche grazie all'incoraggiamento di alcuni pescatori. Abbiamo partecipato a un bando della Regione Sardegna nell'ambito del finanziamento FEAMP, i fondi europei per la pesca. La misura si chiama Innovazione. Quali sono le misure, gli accorgimenti che potremo utilizzare per innovare qualcosa nell'ambito dell'attività di pesca? Perché non proviamo a utilizzare delle reti per rivestire queste nasse o un materiale che prima o poi scompare? Abbiamo pensato che si potessero utilizzare materiali
nuovi materiali che sono ancora in sperimentazione per adattarli e utilizzarli nella produzione di attrezzature da pesca. Questo approccio può dare valore aggiunto al pescato perché proviene da fonti, da produzione con attrezzature ecosostenibili. Per avviare questa sperimentazione è stato coinvolto il gruppo Novamont, realtà industriale leader nella produzione di bioplastiche. Novamont produce il Mater B, che è una famiglia di materiali che, a seconda delle applicazioni, possono essere compostabili in ambiente industriale, compostabili in ambiente domestico oppure biodegradabili in suolo. Allo stesso tempo stiamo anche studiando e valutando materiali che possano essere applicati anche in ambiente marino. La biodegradabilità di questi materiali con cui sono realizzate le nasse può rappresentare una mitigazione del rischio ecologico in caso di dispersione accidentale di questi oggetti in confronto a quello che si avrebbe con oggetti realizzati con materiali non biodegradabili. Ovviamente i tempi di disintegrazione in mare in particolare dipenderanno dallo spessore dell'oggetto e dalle condizioni ambientali in cui si troverà questo. Tra tutti gli attrezzi da pesca, la nassa era quello che meglio si prestava alla sperimentazione dei materiali proposti, che sono i due biodegradabili e quello in polietilene. A questo punto ci siamo rivolti ai pescatori, non solo per chiedere una loro collaborazione da un punto di vista proprio realizzativo dei campionamenti, quindi con le loro barche, con le loro attrezzature, ma anche per avere un suggerimento, diciamo, su un modo innovativo di utilizzare queste nasse. E la loro proposta, il loro suggerimento è stato quello di andare a pesca di gamberetti, soprattutto di un gamberetto che si chiama il gobbetto striato, che è un gamberetto di profondità. In Italia questa specie è oggetto di pesca, ma è una cattura accessoria della pesca a strascico, diciamo che non è molto praticata quella con la nassa, mentre invece in Spagna è oggetto proprio di una pesca mirata con le nasse. Le nasse per la pesca al gobbetto sono state costruite da un'azienda sarda in tre diverse tipologie. Due sono state allestite con prototipi di materiali biodegradabili e compostabili e una con plastica tradizionale, per testare eventuali differenze non solo nella risposta dei materiali, ma anche nel rendimento dell'attrezzo in termini di catture. E a giugno 2022 è partita la sperimentazione. Sono già là. Buongiorno. Ciao signorina. E allora, c'è anche ieri vicino a voi. Io andavo. Mi fanno per fare l'etichetta delle bustine. Ok. Come va? Come la lo sta chiudendo? Il gentile collaboratore. Thank you.
Per noi sperimentare e fare queste campagne ci aiuta tanto, perché noi non lo facciamo per questione anche di fondi, perché noi magari le idee ce le abbiamo, però costano, e noi dobbiamo anche pensare a tenere in piedi l'azienda. Dunque, la sperimentazione dei tipi di materiali utilizzati per le nasse ha mostrato che non ci sono sostanziali differenze nelle quantità di pescato, e questo era un primo risultato molto importante. Il nostro istituto però ha come mission la ricerca ambientale volta alla tutela degli ecosistemi. Per questo abbiamo incluso nel progetto Ecofree l'Università di Cagliari e il Centro di Ricerca di Porto Conte, che del gobbetto striato, specie ancora poco studiata, hanno approfondito le conoscenze sulla biologia riproduttiva e sulle caratteristiche nutrizionali. L'integrità del gobbetto catturato con la nassa ci ha permesso di poter calcolare dei livelli di fecondità delle femmine ovigere che non possono essere equiparabili ai livelli di fecondità calcolati invece per i gobbetti catturati con la rete a strascico, in quanto è ovvio che, essendo una pesca multispecifica, l'integrità dell'esemplare con la rete a strascico non può essere la stessa, e quindi delle uova mantenute dalle femmine ovigere non può essere la stessa rispetto a quanto avviene con le nasse. L'interazione dei ricercatori dell'Università di Cagliari con l'ISPRA ci ha permesso di poter calcolare dei parametri biologici importanti non solo per la conoscenza della biologia della specie, ma utilizzabili anche nei modelli di stock assessment, nei modelli di gestione, per avere praticamente una visione un pochino più accurata della condizione della risorsa. Nel caso specifico del progetto GoFree, noi stiamo facendo il primo studio di caratterizzazione molecolare del gobbetto e stiamo andando a vedere le sue caratteristiche nutrizionali. In particolare andremo a vedere le proteine e vediamo anche i grassi. Non tutti i grassi, vedremo gli omega 3, omega 6, quelle sostanze che in qualche modo noi beneficeremo con l'assunzione di questo alimento. Questa sperimentazione GoFree è stata molto interessante, a mio parere, che per noi è stata una cosa nuova. Sì, si potrebbe fare con numeri diversi, con magari attrezzature un po' più importanti, qualche modifica, cambiando strutturalmente le barche per fare questo lavoro, si potrebbe fare. Qualche aggiustino va fatto. Adesso dall'ISPRA prendiamo in consegna questi rotoli di rete, che abbiamo già due o tre idee come utilizzarle, magari fare delle nasse ad aragoste o provare anche a utilizzarle per i polpi, per i pesci. E diciamo, proviamo a trovarle una collocazione che penso che sia il futuro, quello della questa plastica sostenibile invece della plastica tradizionale. Questa è una grossa idea, anche questa è una grossa mano, perché quelle hanno un costo, e proviamo a tirarne fuori qualcosa di buono. Il progetto GoFree sta volgendo alla conclusione, ma la sperimentazione sull'impiego di materiali biodegradabili e compostabili in ambiente marino è solo agli inizi. Servirà del tempo per comprendere appieno le potenzialità di questi materiali e il loro possibile contributo alla tutela dell'ambiente marino. Gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi marini non si limitano purtroppo solo alla presenza dei rifiuti. I segnali di sofferenza sono sempre più forti e i primi a coglierli sono proprio i pescatori, che vivono il mare ogni giorno e soprattutto vivono del mare. Beh, quando ero ragazzo c'era molta differenza, perché quando pescavi cazzo ne portavi su di pesce per scaricare. Ormai no,
molto molto limitata la pesca. In confronto, molte specie di pesce non ci sono più. Ha diminuito buono buono del 50%. E secondo me è inquinante. Poi ci sarà una percentuale di sfruttamento. Lo strascico, le reti d'apposta, il diportista, viene il turista e vai in acqua, la canna da pesca, il gomoncino, tutto fa brodo. Col passare del tempo le cose si stanno, cioè, stanno peggiorando. Dal caro gasolio, dal poco pesce che, insomma, bene o male, dal mare prendiamo tutti e nessuno ne mette. No, o fanno qualcosa, se no qua, una decina d'anni ancora, non ci sarà più niente. E stiamo arrivando a un punto morto, non c'è più nulla. Infatti le barche stanno andando a pescare, stanno facendo la pescaturismo per crearci un'altra chance, perché con la pesca è morto, non c'è più nulla. L'aumento dei ritmi e dell'intensità della pesca è dovuto alla crescente richiesta di prodotti ittici, determinata non solo dall'incremento demografico, ma anche dai cambiamenti delle abitudini alimentari e degli stili di vita. Quando ho iniziato, l'approccio alla ristorazione era sicuramente diverso. E nonostante fossimo già da prima in un'isola, nonostante fossimo prima già al mare, comunque la ristorazione era 50% carne, 50% pesce. Forse era più la carne, perché comunque la Sardegna, soprattutto col turismo, era conosciuta come il porcetto, come il formaggio, come i salumi. Poi è cambiata un po' la cultura a tavola, ecco che si è arrivati a utilizzare oggi un 80% di pesce. Questo sfruttamento delle risorse, fatte in maniera così irrazionale, porterà sicuramente non all'estinzione della specie, perché l'estinzione nella pesca è difficile da ottenere. Se la specie è rara e la pesca non è remunerativa, non ci si va a pescare, quindi si lascia pace. Però si pesca non soltanto specie nobili, nobili dal punto di vista commerciale, e si tralasciano tutte le altre. Comunque sia, vengono pescate e distrutte. Se non si preservano gli ecosistemi marini, è la pesca stessa che rischia di non avere un futuro. È proprio dalla sostenibilità ambientale che dipende la possibilità di sopravvivenza di un mestiere che ormai i giovani raramente vogliono intraprendere. Alcuni dicono che i giovani non vogliono fare il mestiere del pescatore, ma questo è vero fino a un certo punto. Cosa vedono i giovani? I giovani vedono un lavoro molto, effettivamente duro, e i problemi oggigiorno sono tanti. Non si possono, in parte, molti non si possono risolvere, perché l'impoverimento degli stock ittici è alla base di tutto. Quindi questo è percepito dalle nuove generazioni, che il mare è sempre più povero e quindi ha poche aspettative, diciamo, lavorative, da qui a 20 anni. Il mare è stato praticamente prosciugato, è stato portato agli estremi in passato, e purtroppo noi giovani ormai è rimasto ben poco, perché si è spesso abusato del golfo, della pesca, e per quanto mi riguarda noi giovani dovremmo cercare e provvedere a utilizzare metodi di pesca molto più selettivi rispetto a quanto si è fatto in passato, per ovviamente garantirci un futuro. Questa sensibilità che i pescatori, soprattutto quelli più giovani, stanno mostrando adesso nei confronti dei meccanismi anche scientifici che sono la base del proprio mestiere, è una cosa che può portare a un ragionamento di sostenibilità del nostro mestiere. Quindi deve essere una cosa insegnata proprio da piccolo, perché devi rispettare il mare. Se tu rispetti il mare ti fa vivere.